Domenica 24 marzo sulle strade bresciane di Camignone scatterà ufficialmente la 19esima stagione agonistica della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano. Squadra creata nel 2005 dal gruppo dei sostenitori dell'ex professionista Fabrizio Bontempi, capaci di far evolvere la loro passione per il ciclismo e metterla al servizio dei giovani della Franciacorta e non solo. Passione per questo sport e attenzione rivolta ai più giovani che sono gli ingredienti che contraddistinguono il sodalizio bresciano, capace in questi tre mesi, dal 2024, di creare diverse occasioni conviviali non solo per i 26 atleti delle categorie giovanissimi, esordienti e allievi, ma anche per le loro famiglie, gli sponsor e i sostenitori. Lo testimonia la tradizionale cena svoltasi sabato 3 febbraio al ristorante Pio IX di Erbusco. Alla presenza del professionista bresciano Michele Gazzoli, del presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni e del vicepresidente del Comitato Lombardo dell'FC Cristian Dagnoni, il progetto Ciclismo Rodengo Saiano ha regalato una serata di gioia non solo agli atleti che difenderanno i colori del team nel 2024, ma anche a quei ragazzi che hanno vestito la maglia nel corso delle precedenti stagioni. Un segno di attenzione che certifica il carattere familiare di una squadra divenuta una realtà consolidata in provincia di Brescia, come sottolineato dal presidente Fabio Uberti. Sì, quando siamo partiti nel 2005 era un sogno, adesso è diventata realtà, siamo una squadra strutturata grazie a tutti i nostri soci fondatori, tutti i direttori sportivi e accompagnatori e anche i volontari che ci danno una mano in tutte le nostre iniziative. Tappa di avvicinamento imprescindibile alla stagione è stata anche la giornata dedicata alle fotografie ufficiali del team. La cornice, ancora una volta, quella del ristorante Pio IX di Erbusco, che domenica 3 marzo ha messo a disposizione i suoi spazi ai giovani ciclisti e ai suoi allenatori. Non poteva mancare nemmeno Fabrizio Bontempi, che per 18 anni è stato il presidente della società e che nel 2023 ha passato il testimone dopo aver ricevuto l'incarico di presidente della struttura tecnica della Federciclismo. Essendo stato presidente di questa società per 18 anni non potevo mancare a trovare tutti i dirigenti, tutti i miei piccoli atleti che ho visto crescere in questi anni, quindi ecco, sono ben felice di essere qua da loro e niente, gli auguro una buonissima stagione piena di divertimento e anche di risultati. Visto che manca veramente poco all'inizio delle gare, il vicepresidente Aldo Corini, che è anche responsabile della categoria dei giovanissimi, elenca quali saranno i primi appuntamenti della stagione 2024. Inizieremo la stagione agonistica con esordienti allievi nella corsa di Camignone del 24 di marzo. È il debutto a Brescia per i giovanissimi e a Prevalle. Partiamo dagli allievi, categoria in cui la Progetto Ciclismo Rodengo Saiano si presenterà con un gruppo giovanissimo, come spiega Gianluca Anelotti, DS e responsabile della categoria. Iniziamo la stagione con 4 atleti, 3 del primo anno, Riccardo D'Asoli, Cristian Vuto, Andrea Del Pero e Matteo Pontoglio del secondo anno. Sono del nostro vivaio, quindi abbiamo fatto un programma di crescita nel tempo. Il secondo direttore sportivo, Alfredo Filippini, ci anticipa quello che sarà il calendario e gli obiettivi della squadra. Partiamo il 24 di marzo a Camignone, poi faremo tutto il programma provinciale, qualche trasferta anche fuori provincia. Forse facciamo una gara a tappe, sono 4 ragazzi del nostro vivaio, si stanno impegnando bene, noi non pretendiamo proprio niente, però vogliamo solo che si impegnino solo, dopo il risultato non ci interessa. Vista la presenza allo shooting fotografico di Fabrizio Bontempi, approfittiamone per approfondire la novità della gara tappe per gli allievi, già introdotta nel 2023 su proposta proprio del dirigente bresciano. Sì, l'anno scorso abbiamo, diciamo, ho proposto, visto che si faceva già tanto nei paesi europei all'estero e a cui noi come squadra avevamo anche partecipato a una gara tappe in Spagna, ho proposto di mettere le gare a tappe anche nella categoria allievi. Era, credo, il giusto tempo, la giusta maturazione per provare anche in Italia a fare questa cosa. L'anno scorso c'è stata una gara a tappe in Toscana, ma già da quest'anno, nel 2024, al momento abbiamo 3 richieste
una in Friuli, una in Emilia e una in Lombardia, quindi siamo ben felici che stiano nascendo anche queste opportunità, ripeto, a carattere formativo per i ragazzi, per imparare poi cosa aspetteranno, cioè cosa troveranno nella categoria poi superiore internazionale, che è quella degli juniores e degli under. Niente gara a tappe per gli esordienti, anche loro attesi al debutto di domenica a Camignone. I DS Luca Bontempi e Sebastiano Pasini ci illustrano l'organico dei ragazzi classe 2010 e 2011 e sottolineano lo spirito con cui li vogliono vedere gareggiare. Per questa stagione avremo 4 ragazzi esordienti, 3 del primo anno che sono Leonardo Quattri, Marco Bertacchini e Lorenzo Del Bono, e uno del secondo anno, Emanuele Richetti, che è stato già capace di vincere nella scorsa stagione. Quest'anno da questi 4 ragazzi mi aspetto che facciano una buona stagione, che siano protagonisti nelle corse. Vorrei rivedere la grinta che vivono i ragazzi, soprattutto nell'attaccare e essere protagonisti nelle corse, che secondo me è uno dei valori aggiunti di questa squadra. Veniamo infine ai giovanissimi, che vivranno il loro debutto domenica 7 aprile a Prevalle, sempre in provincia di Brescia. Ma la loro stagione è già entrata nel vivo, con gli allenamenti al ciclodromo di Rodengo Saiano, struttura imprescindibile che permette loro di pedalare in sicurezza anche nelle ore serali, grazie all'impianto di illuminazione. Al momento il gruppo conta 18 giovani ciclisti: Margherita Miapagani, Lorenzo Saracino, Roman Berezzovi, Carlo Del Bono, Agnese Frata, Davide Orizio, Tommaso Balzi, Matilde Dasoli, Stefano Frata, Angela Richetti, Mattia Vuto, Alessia Angela Belleri, Ettore Guerini, Mattia Cotelli, Giulia Gazzoli, Alessandro Pagani, Sofia Bono ed Emma Dasoli. Il gruppo è pronto però ad accogliere nuovi giovanissimi, come conferma Robertino Franceschini, direttore sportivo della categoria. Noi ci alleniamo al ciclodromo di Rodengo il martedì, il giovedì e il venerdì dalle 5:30 alle 7:30. Chi vuol venire a provare con noi è libero di farlo. Entrare in squadra significa non solo partecipare alle gare provinciali, ma vivere belle esperienze in giro per l'Italia. Ce ne anticipa alcune il direttore sportivo Ivano Modanesi. Oltre il programma regionale, provinciale, avremo in programma il meeting nazionale che si svolgerà a Tarvisio. Da un punto di vista organizzativo, la società proporrà 2 eventi. Il 2 giugno a Monticelli Brusati si svolgerà il 19° Memorial Battista Boniotti per esordienti e il 5° trofeo sponsor progetto ciclismo Rodengo Saiano per allievi. Nella serata del 24 agosto, invece, il ciclodromo e i giovanissimi torneranno protagonisti con il 22° trofeo ASD Progetto Ciclismo. Che la struttura del ciclodromo sia fondamentale per l'amministrazione lo certifica il vice sindaco Francesco Andreoli, che ha assistito a una delle sedute di allenamento dei piccoli atleti della Progetto Ciclismo. Con la primavera finalmente ripartono gli allenamenti intensivi appunto di Progetto Ciclismo, che è una delle nostre realtà sportive di cui siamo molto orgogliosi, sia per la funzione sociale che svolge, chiaramente facendo crescere i nostri bambini e ragazzi nello sport e soprattutto nello sport di squadra, e sia per i risultati che poi porta e che vediamo spesso sui vari quotidiani.